Buongiorno a tutti. Dunque, il compito che ho io è quello di provare a riassumere alcuni nodi che attengono al, come dire, al contenitore dei diversi temi, potremmo dire, delle diverse tracce, dei diversi argomenti che accompagnano quest'anno il progetto del Consiglio regionale. E questo elemento più generale è appunto quello della guerra totale, della seconda guerra mondiale come guerra totale. Ora è abbastanza evidente che se nel corso del Novecento tutte le guerre diventano guerre totali, o meglio guerre mondiali, nel senso non per estensione ovviamente, ma per intreccio di elementi economici, politici, sociali, indubbiamente però nello stesso tempo la seconda guerra mondiale costituisce per così dire il paradigma delle guerre mondiali e totali. All'interno di un processo di trasformazione delle guerre nel corso del Novecento che sappiamo bene è estremamente complesso, soprattutto poi noi le guardiamo sempre con un'ottica da occidentali e quindi il nostro punto di vista occidentalocentrico per così dire ci fa dimenticare molti pezzi, ma dato questo per così dire come scontato, tuttavia ci sono alcuni nuclei secondo me che si vanno tenuti presenti, ovviamente nell'ambito di un incontro come quello di oggi possiamo soltanto toccare alcuni aspetti e do per acquisito il fatto che poi è necessario un approfondimento, in parte verrà fatto negli altri interventi che toccheranno punti specifici e più, in modo più analitico. Dicevo alcuni nuclei che vanno tenuti presenti, uno che forse è il più evidente di cui credo abbiamo consapevolezza tutti e tuttavia allo stesso tempo è forse uno degli aspetti più forti, e cioè che le guerre del Novecento e la Seconda Guerra Mondiale appunto come punto centrale non soltanto cronologico del secolo sono guerre che vedono una progressiva mobilitazione di massa e coinvolgimento dei civili nella guerra. Le società, per così dire, si passa, per così dire, da guerre combattute dagli eserciti a società in guerra nel loro complesso. Società in guerra sotto tutte le prospettive, sotto tutti i punti di vista, in tutta la loro complessità. Alcuni punti sono stati ovviamente studiati, guardati più da vicino, penso soltanto all'informazione e il suo pandan, cioè alla censura, in particolare nei regimi, ma non solo nei regimi, l'organizzazione dell'informazione nel corso della guerra. Per fare un esempio molto chiaro, noi sappiamo come durante il regime fascista vi sia stata una sempre maggiore capillare attenzione verso l'organizzazione e il controllo dell'informazione. Se noi guardiamo quello che accade durante la Seconda Guerra Mondiale, perlomeno nei primi tre anni, vediamo che questo corpus di interventi, di controlli aumentano straordinariamente. Per fare solo un esempio specifico, il ministro che incontrava giornalisti e direttori una volta ogni tanto durante la guerra incomincia a incontrarli settimanalmente. Ora, aspetti di questo genere, di controllo dell'informazione, di coinvolgimento di tutta la società, ovviamente sono più evidenti, altri meno, sono stati studiati meno, ma sono altrettanto importanti. Penso soltanto alla mobilitazione dell'infanzia, che è un tema studiato soltanto negli ultimi anni, cioè l'infanzia come soggetto mobilitato durante le guerre, fino ad arrivare alla mobilitazione concreta, penso al caso dell'Hitlerjugend, ma mobilitato in tutti i suoi aspetti, nell'organizzazione della scuola, della costruzione della conoscenza, e mobilitante, cioè come elemento simbolico attraverso il quale si costruisce l'ideologia stessa delle ragioni per cui si combatte. È un elemento che si forma e si definisce nel corso in particolare della prima guerra mondiale, ma che poi cresce ovviamente tanto più in quei regimi come quelli fascisti, dove la militarizzazione dell'infanzia è un carattere specifico della loro struttura, vorrei dire persino il carattere forse più specifico della loro identità ideologica. E potremmo andare avanti a tutti gli aspetti che rinviano comunque a una sostanziale e radicale mobilitazione della società e della popolazione civile nel suo complesso. Dagli elementi appunto più evidenti, come può essere la scuola, all'organizzazione di ogni altro aspetto della vita sociale pubblica delle persone. Questo è un primo elemento da tenere presente, perché in forme diverse attraversa tutto il Novecento, ovviamente andando verso la fine del Novecento, cambiando le sue forme. Il secondo elemento, il secondo nucleo di temi che vanno tenuti presenti, riguardano
il sistema produttivo e l'avanzamento tecnologico, e cioè la mobilitazione di massa delle società si accompagna a una centralità sempre maggiore del sistema produttivo, non soltanto in termini di produzione di armi, ma del sistema produttivo totalmente, conosce una totale torsione e centralità all'interno della conduzione della guerra, ma nello stesso tempo di avanzamento tecnologico, cioè il periodo di guerra è un periodo in cui la tecnologia progredisce con ritmi straordinariamente accelerati. Ovviamente noi abbiamo gli esempi più concreti, più evidente, anche più, come dire, non dico un cliché, ma un ovvio punto di riferimento, che è la bomba atomica, ovviamente, che costituisce un avanzamento della tecnologia straordinaria nel corso della guerra, ma ci sono altri elementi meno evidenti ma altrettanto importanti. Faccio un esempio molto banale, ma penso soltanto ai sistemi di puntamento. Che consentissero agli aerei di bombardare esattamente i punti che volevano. Mentre invece nel corso entro 1942 i puntamenti diventano così precisi che ovviamente la qualità e la caratteristica dei bombardamenti sui sistemi in particolare produttivi diventano assolutamente più precisi e più determinati. Un terzo nucleo importante del processo di trasformazione delle guerre nel corso del Novecento e la polarizzazione, in qualche modo la contraddizione tra il tentativo progressivo e sempre più intenso di regolamentare, di regolare la guerra e la brutalizzazione della guerra stessa. Nel corso del Novecento è straordinario il numero di tentativi, di opera, di convenzioni internazionali per regolamentare la guerra, a partire dalla fine dell'Ottocento con le prime convenzioni e poi via via progredendo nel corso del Novecento, quindi di una regolamentazione, di una regolazione dei combattimenti, dei soggetti che combattono le guerre e nello stesso tempo una brutalizzazione stessa delle pratiche, della quantità, della dimensione della morte all'interno delle guerre. Il caso ovviamente della Seconda Guerra Mondiale è ancora più evidente nei numeri e nelle caratteristiche che lo definiscono. E un altro elemento ancora che si collega a questo, quarto elemento, è appunto altrettanto ovvio quanto importante, cioè le guerre conoscono una morte e una distruzione di massa progressiva nel corso del Novecento, per così dire, fino ad arrivare a un luogo che è la guerra fredda, dove pur non avendo la distruzione di massa abbiamo esattamente la costruzione dell'idea della distruzione di massa più assoluta, che passa attraverso ovviamente la guerra atomica. Ma il problema della morte di massa nelle guerre, tanto più nella Seconda Guerra Mondiale, ci pone un problema che attraversa, direi, le altre relazioni, gli altri interventi, secondo me estremamente importanti, che è diventato sempre più presente nella riflessione storiografica di questi anni, che è quello della violenza come categoria storiografica, e cioè quindi non come elemento dato, ma come elemento strutturale della violenza delle guerre e dei comportamenti all'interno delle guerre. Si parlerà in modo più preciso, per esempio, della guerra ai civili, o meglio, della guerra, delle stragi di civili, di partigiani, delle stragi naziste e fasciste in generale. Il tema della violenza, come categoria storiografica, ma anche all'interno della Shoah di cui si parlerà, evidentemente è un tema che non può essere, considerato semplicemente come un dato acquisito, ma come un problema. Ora, detto questo, cercando di essere estremamente sintetico perché siamo in molti a parlare e credo che ci siano anche problemi di, se non sbaglio, di cercare di finire prima perché c'è un problema di trasporti oggi, quindi cercando di essere al massimo sintetico, quindi lasciando spazio a tutti, vorrei soltanto riassumere con un po' più di puntualità questi punti su alcune questioni essenziali. E mentre riflettevo su quello che oggi avremmo detto, mi sono venute in mente due osservazioni di uno dei più grandi storici che abbiamo avuto, cioè Eric Hobsbawm, che nel Secolo Breve, che credo più o meno tutti abbiamo letto, affrontato in qualche modo, fa due osservazioni che mi hanno sempre colpito molto. Una è quando dice che la Seconda Guerra Mondiale fu una lezione di geografia collettiva.
E la seconda osservazione che lui fa, sempre adesso riferito ovviamente alla seconda guerra mondiale di cui parliamo, è che dice che due immagini avevano ossessionato, ossessionarono la sua generazione, quella degli stormi di aerei che attraversavano il cielo e quella delle maschere antigas. La prima, dice, era stata profetica, la seconda invece falsa, perché forse sapete che tra le due guerre mondiali, con alcuni elementi che si rifacevano all'uso dei gas nella prima guerra mondiale, la paura che ci fosse una guerra combattuta con i gas fu il terrore di tutti i sistemi, politici tra le due guerre. La distribuzione di maschere antigas, le prove contro gli attacchi antigas furono un elemento, la protezione aerea che fu organizzata fu un elemento continuo, però poi sappiamo che questa cosa non avvenne. Tuttavia, appunto, ci sono queste due osservazioni perché ci dicono molto. Ci dicono innanzitutto, appunto, quello che dice Hobsbawm della Seconda Guerra Mondiale come lezione di geografia collettiva, cioè di grande lezione dove le persone per la prima volta, attraverso i bollettini di radio, attraverso le carte geografiche, attraverso la radio, attraverso i cinegiornali, imparavano il mondo. Imparavano dove erano luoghi che prima appartenevano solo all'esotismo, magari dei racconti di Salgari o di altri, imparavano a conoscere il mondo seguendolo. E attraverso quello sguardo capivano anche in che modo andava la guerra. C'è una cosa che mi ha fatto sempre sorridere, qui a Torino, durante la guerra, all'inizio della guerra, fu messa in Piazza Castello una grande carta geografica su cui i torinesi potevano seguire l'andamento della guerra. E ovviamente nel 1941 già si capiva come andava la guerra, tra i bombardamenti dei porti, le navi che non uscivano più, la guerra parallela era già persa, e a quel punto fu rimossa la carta geografica. Tra l'altro nottetempo c'è un scritto in un rapporto, cioè come dire, io tolgo quello sguardo e noi non stiamo più perdendo la guerra, ovviamente era un atto ingenuo, ma che dava l'idea che quello sguardo era possibile e che soprattutto si potevano seguire la guerra e si imparava una sorta di geografia collettiva. Il secondo elemento, che è altrettanto importante di Hobsbawm, secondo me, da tenere presente, è perché? Perché la seconda guerra mondiale, proprio attraverso la dimensione della guerra aerea, che era esistita nella prima guerra mondiale, ma era un elemento, diciamo, residuale della guerra, non centrale, per la prima volta trasforma l'idea stessa di guerra, che fino a quel momento era stata una guerra, per così dire, orizzontale, e che per la prima volta diventa verticale. Il che significa due cose. Significa innanzitutto che cambia proprio il sistema, l'idea stessa di come combattere la guerra, delle strategie di guerra, perché, apro una parentesi, va sempre ricordato che al di là di quello che noi pensiamo, cioè che i bombardamenti avesse una logica distruttiva, sappiamo bene che nelle strategie, soprattutto le strategie alleate, il bombardamento aveva due logiche, quella distruttiva ma anche quella psicologica, e cioè quella di mobilitare le popolazioni contro i regimi. Ma questa questione della guerra verticale, cioè la guerra aerea verticale, cambiava anche un altro aspetto fondamentale, cioè per la prima volta invadeva totalmente lo spazio pubblico. Non c'era più, come sappiamo, differenza tra fronte interno e fronte esterno, che in molti modi, anche se mai completamente, aveva caratterizzato le guerre precedenti. I bombardamenti aerei cambiano lo spazio pubblico, cambiano quella percezione, quella realtà della partecipazione alla guerra, cambiano i tempi, per usare un'espressione usata da uno storico, dell'esistenza collettiva. Il giorno e la notte, pensiamo soltanto alla dimensione del rifugio, il giorno e la notte, sopra, sotto, i tempi degli spostamenti, i tempi della vita, la paura, la morte, cioè per la prima volta la morte diventa una cosa, un'esperienza che tutti fanno. Diventa un orizzonte collettivo indipendente dal fatto di andare o meno a combattere la guerra. Questo elemento è dato prima di tutto, non solo, perché ovviamente l'altro elemento, poi ci torniamo, è l'occupazione del territorio e così via, ma insomma è dato prima di tutto dal fatto che la guerra aerea invade tutti gli spazi. Che ovviamente ci rinvia, come dicevo prima, all'altro aspetto, e cioè alla dimensione tecnologica della guerra. La dimensione tecnologica e della mobilitazione, cioè i paesi in guerra mobilitano mediamente il 20% della popolazione e mobilitano tutto il sistema industriale, tutto il sistema tecnologico. Gli aerei ne sono un aspetto evidente, ma non soltanto, adesso non devo ricordare a tutti che lo sappiamo bene, quale impulso ha avuto
all'interno della Seconda Guerra Mondiale l'uso delle armi, dalle armi dello sterminio, diciamo dalle armi della guerra tradizionale alle armi dello sterminio. La tecnologia è, come dire, una delle armi più, come dire, più evidente del sistema Auschwitz, l'uso della tecnologia e la possibilità di usare una tecnologia avanzata, per così dire. Questo determina appunto una straordinaria quantità di distruzioni e di vittime. I numeri li sappiamo, poi sono numeri, insomma, sono numeri difficili da rendere evidenti. Ma al di là dei numeri delle distruzioni, quello che ci interessa qui è appunto che all'interno di quelle distruzioni materiali e umane la popolazione civile diventa un soggetto centrale. Ora, un dato che viene sempre ricordato, e secondo me ha ragione, che va sempre ricordato, è proprio il fatto che nel corso del Novecento c'è l'inversione nella morte tra civili e soldati. Se all'inizio del Novecento nelle guerre muoiono la quasi totalità di soldati, più del 90% dei morti all'inizio del Novecento nelle guerre sono militari, alla fine del Novecento l'inversione è totale. Nelle guerre i militari non muoiono più, per così dire, muoiono i civili. E tanto più colpisce la morte dei civili. Quando noi vediamo, abbiamo visto le bare degli americani che tornano di nascosto negli Stati Uniti, la guerra in Iraq e in Afghanistan, la forza di quelle... Non, come dire, potremmo dire con John Donne ogni morte di uomini diminuisce perché faccio parte dell'umanità, ma resta il fatto che quei pochi morti in queste guerre hanno una capacità di incidere, come si dice, nell'immaginario di tutti, straordinaria. Ma questo accade alla fine del Novecento e potremmo dire ancora di più nelle guerre post-novecentesche. La Seconda Guerra Mondiale in qualche modo è davvero lo spartiacque. Lo spartiacque anche in termini numerici. Posto che questi numeri vogliono dire qualcosa, perché quando sono numeri di queste dimensioni non vogliono in qualche modo dire quasi più niente, però in qualche modo nei grandi conteggi noi sappiamo che durante la Seconda Guerra Mondiale la metà della popolazione che muore è di civili. Almeno 12 milioni muoiono nei campi di concentramento e di prigionia fascisti, mettendo dentro tutti, no? Quindi, come dire, quel mutamento è un mutamento strutturale e che fa vedere anche concretamente, materialmente, il peso della morte tra i civili. Questo ci rinvia a un'altra caratteristica essenziale, e cioè quello della Seconda Guerra Mondiale, che è quello degli spostamenti di popolazione. La Seconda Guerra Mondiale produce sul territorio europeo, e non solo europeo, degli enormi spostamenti di popolazione. Alla fine della guerra noi potevamo contare tra le displaced persons, cioè tra gli individui sradicati dalla propria terra, qualcosa come 40 milioni di individui. Una sorta di trasformazione totale, antropologica dei territori, con persone che, va detto, cioè con uno spostamento di popolazione che fu soltanto uno dei momenti. Tutto il Novecento è caratterizzato da progressivi spostamenti di popolazione e i dopoguerra, va ricordato, che sono parte della guerra, perché le guerre non finiscono con l'ultimo colpo di fucile, non finiscono neanche con i trattati di pace, le guerre finiscono quando finiscono forse le ragioni delle guerre o comunque si trascinano in modo straordinariamente lungo. Questi spostamenti di popolazione ebbero anche ovviamente un periodo decisamente più lungo. Cerco di andare un po' più rapido perché sennò non c'è tempo. Di alcune cose abbiamo detto, in particolare ovviamente la dimensione tecnologica e la dimensione ideologica come elemento di giustificazione centrale della guerra e centrale nei progetti della guerra. Non è un paradosso ovviamente, ma nello stesso tempo non è un paradosso dire come il nuovo ordine europeo nazista fosse il primo tentativo di unificazione dell'Europa, per così dire, ovviamente sul versante dei fascismi, sul versante ovviamente dei valori antitetici alla democrazia. Ma certamente la guerra si caratterizza come scontro radicale di ideologie, scontro radicale anche tra strane alleanze sotto questo, ma anche produttrice, proprio perché fortemente ideologica, perché fortemente connotata da progetti ideologici, sia da un punto di vista dei fascismi, sia da un punto di vista di coloro che contrastavano i fascismi,
dalla emersione di due fenomeni che in qualche modo sono totalmente nuovi all'interno della guerra, e cioè il collaborazionismo e la resistenza, che sono due fenomeni che caratterizzano straordinariamente la Seconda Guerra Mondiale e i suoi esiti, perché, come sappiamo, in particolare ovviamente la resistenza divenne laboratorio in quasi tutti i paesi, non soltanto quindi azione pratica in quel momento, ma laboratorio di idee, di cultura, di futuro. Ora, soltanto ancora alcune osservazioni sul tema, sull'altro tema che dicevo, che secondo me attraversa tutte queste questioni, e cioè sul fatto che la guerra viene attraversata radicalmente dal tema della violenza e quindi dal problema di questa violenza e di come noi possiamo leggerla senza acquisirla come un dato naturale, ma come un dato che nella Seconda Guerra Mondiale diventa nuovo, diventa una costruzione culturale che quindi deve essere affrontata con altri strumenti. Aveva scritto, perché secondo me l'ha detto molto bene, una storica che si è occupata non a caso, forse verrà ricordata, di stragi nazisti, Gabriella Gribaudi, che si è occupata di stragi nazisti nel Meridione, a Napoli e nel Meridione, che diceva che se si vuole prendere in considerazione la storia degli uomini e la sua essenzialità, così da tentare una storia dal basso, chi mai potrà negare che le guerre e la loro violenza hanno costituito per coloro che ne erano stati coinvolti ed erano sopravvissuti l'esperienza più importante di tutta una vita? La violenza come esperienza, come dimensione esistenziale, come orizzonte esistenziale con cui tutti coloro che sono attraversati la guerra, ma praticamente tutti, vivono quell'esperienza. Ovviamente una violenza che non è soltanto quella di cui si parlerà, che è quella della Shoah o quella delle stragi naziste, cioè quella più evidente, più coerente con la guerra, ma è la violenza come esperienza esistenziale che tutti vivono. Pensiamo soltanto all'esperienza, lo dicevamo prima, dei rifugi, dei bombardamenti, della morte sotto i bombardamenti, dell'esperienza continua della morte che per la prima volta dopo secoli invade le città come non era più capitato. Torino era dall'assedio che non conosceva più quell'esperienza di morte, ma anche se vogliamo di pietà religiosa, perché poi questo è un altro pandan, ci allargheremo ad altri temi, ma anche la religiosità, lo sviluppo della religiosità. Voi avete in questa città, noi abbiamo in questa città uno dei luoghi dove più questa cosa è rappresentata. Se voi andate alla Consolata, tanti anni fa, Riccardo Marchi lo sa perché l'abbiamo fatto insieme, tanti anni fa organizzammo una mostra alla Mole Antonelliana su Torino in guerra e tirammo fuori dai magazzini, perché erano nei magazzini, tutti gli ex voto che adesso sono tutti appesi nella Consolata, non so se tutti ma una grande parte sono appesi gli ex voto che erano rimasti appunto chiusi nei magazzini, e lì c'è un'immagine della storia della guerra, adesso anche di tanti altri momenti della città, ma guarda, è impressionante, cioè tutti quegli episodi di una violenza conosciuta, della bomba che cade sulla casa e ti salvi, ovviamente l'ex voto nasce ovviamente come ringraziamento, di una storia della guerra che passa attraverso l'esperienza individuale ma altrettanto fondamentale della guerra vissuta. In questo senso due o tre nodi devono essere tenuti presenti se si vuole affrontare quel tema. Il primo è quello che dicevo prima, cioè il rapporto tra civilizzazione e brutalizzazione. La Seconda Guerra Mondiale conosce, come nessun'altra guerra, una brutalizzazione delle pratiche, della violazione di ogni norma, non soltanto di ogni norma scritta, ma anche di ogni norma anche non scritta. Le norme scritte vengono violate, si parlerà di prigionieri dopo. La categoria stessa degli IMI, degli internati militari italiani, che esisteva l'internato militare ma non poteva essere applicato agli internati militari perché riguardava soltanto i paesi neutrali, ma resta il fatto che è una violazione evidente di ogni norma che fino a quel momento aveva regolato una delle cose che sempre in qualche modo le guerre avevano rispettato, il prigioniero di guerra. Ma nello stesso tempo appunto la violenza, quella brutalizzazione entra in un diretto contrasto con la civilizzazione, col tentativo di rendere civile la guerra, di rendere civili i rapporti anche all'interno della guerra.
io, scusate, mi occupo tra le varie cose di storia dell'infanzia ed è impressionante vedere come forse proprio quel terreno sia stato il terreno più normato nel corso del Novecento all'interno delle convenzioni internazionali e quello che ancora oggi viene radicalmente, quotidianamente violato. Eppure, straordinariamente, la normativa sui bambini in guerra è una normativa estremamente attenta, molto complessa. Quindi questo è un primo elemento. Il secondo elemento da tenere presente è che nella violenza sono tutti attori, per così dire. C'è uno scenario nel quale noi non possiamo prendere la logica dei buoni e cattivi. Si parlerà di stragi naziste, ma bisogna ricordare che quella violenza è intervenuta, ha riguardato tutti. Ha cambiato la prospettiva, l'uso, la pratica della violenza a tutti. Attenzione, non è che ha messo tutti sullo stesso piano, sugli stessi valori, ma ha diventato una prospettiva collettiva con cui tutti fate i conti. Ricordo un racconto che secondo me è tra i più impressionanti che io abbia mai letto, ma anche i più istruttivi, che è Il ragazzo di Calvino, in cui racconta di questo ragazzo partigiano, ragazzino, a cui viene insegnato, perché deve sparare su un fascista che sta passando lì, e lui deve sparare, non è capace, non vuole, e gli viene insegnato come sparare, cioè come odiare, come costruire la bestia, costruire l'altro in modo radicalmente negativo. Questa costruzione ha riguardato tutti, certamente i valori sono stati radicalmente differenti, ma quell'esperienza è stata collettiva. La terza cosa che vorrei ricordare, e poi chiudo, è qualcosa che ci riguarda sul piano metodologico. E cioè, nel momento stesso in cui noi introduciamo questo tema, che secondo me è rilevante per capire i temi di cui stiamo trattando qui, della violenza, ci troviamo immediatamente in un ambito interdisciplinare, non multidisciplinare, interdisciplinare. Siamo costretti, cioè, a ragionare non soltanto in termini strettamente storici, ma siamo costretti a ragionare in termini antropologici, psicologici. E il terreno delle stragi naziste, per esempio, è stato un terreno su cui questo si è fatto, si è tentato di fare. E cioè provare a capire quella violenza, quella che Pavone chiama il più di violenza, quella cioè che va oltre la violenza, che riesce a comprendere, a capire che fa parte anche delle guerre, quel di più, non è comprensibile soltanto in una prospettiva strettamente, come dire, anche un po' ottusamente storica, ma necessita di uno sguardo, di un incontro, di un'interrelazione, di un'interdisciplinarità che coinvolge tutte le dimensioni. Ma questo lo sappiamo, riguarda anche la Shoah. Mi pare che fosse Friedlander a dire che è difficile avere un evento di cui sappiamo così tanto, di cui sappiamo tutto quello che si può sapere, per così dire, sappiamo così tanto, ma nello stesso tempo di cui è più difficile dare una spiegazione fino in fondo, no? Questa contrapposizione tra la quantità di informazioni, di conoscenza che noi abbiamo e quella spiegazione che, se guardiamo solo in termini prettamente, per quanto necessariamente fattuali, ma anche interpretativi in senso storico, abbiamo difficoltà ad avvicinare. Per cui questi terreni su cui adesso ci misureremo, e spero anche ci misureremo, come dire, in un dialogo, perché questi sono ovviamente soltanto stimoli più che riflessioni, più che conclusioni di un discorso, credo che debbano tenere conto anche di questa categoria che attraversa proprio quegli spazi, quelle pratiche, quelle logiche che hanno caratterizzato profondamente la Seconda Guerra Mondiale. Penso allo spazio di cui parleremo adesso, che è lo spazio definito del campo di concentramento, di cui da un lato noi sappiamo tantissimo, ma soltanto nella sua tassonomia spesso ci confondiamo, mettiamo insieme logiche, pratiche anche spesso diverse, dal campo di sterminio al campo di concentramento, al campo di lavoro, al campo di internamento militare, mettendo tutto un insieme che invece va analiticamente scomposto, ma mai dimenticando che c'è una logica che le tiene insieme. C'era uno storico che forse verrà ricordato, che era Enzo Traverso, il quale ci diceva una cosa secondo me molto giusta e che in qualche modo potrei considerare un elemento conclusivo delle mie riflessioni. Cioè, quando diceva che se noi prendiamo, lui ragionava sulla Shoah, diceva, se noi prendiamo gli genocidi nella storia, ci rendiamo conto che di genocidi quantitativamente, ma ce ne sono stati anche ovviamente di più grandi, quindi non è la quantità il suo carattere specifico. Diceva, nello stesso tempo, se noi prendiamo la modernità, altro carattere fondamentale, beh, allora parliamo di bomba atomica, parliamo della guerra del Vietnam, abbiamo
luoghi, pratiche, modi in cui quella modernità si è espressa ancora più in modo forte e netto. Dice però quando guardiamo lì ci troviamo nel caso in cui abbiamo una straordinaria quantità, una straordinaria modernità, il tutto armonizzato da una ideologia che si fa pratica con estrema coerenza e che non è mezzo ma fine stesso della violenza. Ora questa dimensione, che riguarda ovviamente la Shoah, non riguarda gli altri elementi, però ci fa ricordare che una spiegazione monocausale e che una spiegazione solamente storica di questi fenomeni non ci aiuta a ricomporre un quadro che invece è estremamente complesso e che deve tenere conto di tutti questi insiemi storici, antropologici, sociologici, per riuscire a dare una spiegazione il più, come dire, credibile possibile, come deve fare ogni storico. Grazie.